Bella ragazzi, sono io, Mr. Patrick 217, che presento un video, cioè, vabbè, presento video della cooperativa con Ale Psicogamer. Siamo accordati con le Red Bull modalità esperto, perché abbiamo provato modalità leggenda, che è qualcosa di ridicolo, cioè ti sbattono fuori, ma ti sbattono fuori che è qualcosa di ridicolo. Bene, partiamo, qua siamo appunto con il pilota, cioè Patrick the King. Arriviamo alla prima staccata, che la facciamo piuttosto male, perché vabbè, io avevo il joystick. Qua cerchiamo di fare la staccata subito. Se non sbaglio Hamilton lo svernicia. Adesso io sto facendo la telecronaca. Qui Patrick the King sta affrontando le curve poco prima del primo settore, e comunque lo sta affrontando piuttosto bene, dai. Anche se il cronometro è abbastanza alto, infatti 29,3, che non è un tempo così eccezionale, però riesce a fargli tenere la seconda posizione. Qui c'è un po' di lag, perché infatti si vede che va un po' a scatti l'omino fantasma, però purtroppo l'accelerazione in Patrick the King non è un granché, però riesce comunque a stare piuttosto vicino. Poi qua capita il fantasma, purtroppo. Infatti un piloncino di polistirolo manda fuori strada il pilota italiano ferrarese, il che lo manda, cioè gli fa praticamente abortire il giro. Il problema è che la qualifica è anche immediata, è proprio aggressivo qua il pilota italiano, perché sa benissimo che ormai non può più fare niente, la qualifica è compromessa. Mentre Alex Psicogamer dovrebbe aver determinato il giro, appunto perché sono il mio compagno di box. Patrick the King termina in ultima posizione a 6 secondi dal primo, mentre appunto Alex Psicogamer chiude in terza posizione in 1:26,5. Niente, passiamo un po', adesso faccio un'intervista di telecronista e faccio il giornalista. Ecco qua, abbiamo il pilota Patrick the King, che è un po' incazzato appunto a causa di una qualifica andata male. Bene, cosa hai provato? Porca troia, è finita fuori la macchina! C'è stato il piloncino di merda! Com'è possibile che un piloncino fatto di polistirolo butti via una macchina di oltre 600 kg? C'hai ragione. E niente, questa è stata l'intervista rilasciata da Patatrack the King, piuttosto incazzato. E adesso, vabbè, aspettiamo il caricamento. Dove intanto le vetture sono ai box e si stanno preparando per il Gran Premio. Si stanno un po' mettendo d'accordo, come possiamo dire. Piuttosto volevo parlarvi di una cosa. Ragazzi, come potete vedere, io qua posso essere molto più veloce. Adesso sono proprio qua io che col joystick, cioè, non sono capace. Adesso qua, guardate, King ai box, come Preparati, tra potete poco vedere. raggiungeremo la griglia di partenza. 22esima posizione, c'è l'ingegnere lì che è un cesso, che possiamo definirlo quasi Frankenstein o Kartikeyan 2. Adesso è qua un po' indeciso e strategia aggressiva per Patrick the King, che partirà con le gomme dure per poi fermarsi al decimo giro a mettere le morbide. Ebbene sì, tutto è In pronto per attesa. la partenza. Le vetture scendono in pista per il giro di ricognizione, che purtroppo non vedremo, perché in sto Formula 1 2013 non c'è proprio un cazzo di niente, ve lo dico. Cioè, non è cambiato niente. Cioè, non è che non è cambiato niente. Cioè, la carriera praticamente in sé come modalità è rimasta uguale. Cioè, promettevano di mettere il giro di ricognizione, promettevano di mettere la telecamera di botta sopra il casco. Cioè, veramente, hanno promesso tante di quelle cose che poi non hanno mantenuto, che mi hanno fatto un po' girare i coglioni. Adesso qua c'è Patrick the King qua sulla griglia di partenza, proprio incazzato, gira il volante subito, quindi i coglioni vi sbatto fuori se ci provate. E niente, qui c'è lo scatto non eccezionale del pilota della Red Bull, che comunque non riesce a non stare troppo lontano. Prima staccata piuttosto cattiva, appunto perché aveva paura di finire addosso a uno dei piloti lenti.
qui lo spunto su Vandergaard è buono, infatti riesce a guadagnare la 21esima posizione, anzi non solo la sua, ma riesce a guadagnare altre 6 posizioni in una curva. Ah, non 6, in 3 curve, diciamo. Dante c'è Pastor Maldonado che colpisce Maldonado, infatti adesso si troverà a essere attaccato da Bottas, però riesce a passare sia Bottas e riesce a passare anche Maldonado, però Maldonado appunto ha cercato di difendersi colpendo il pilota italiano. Qui c'è anche il sorpasso sul pilota Adrian Sutil, che appunto come si può vedere Patrick King è incastrato per una gara che è iniziata veramente male, una qualifica andata veramente male, ma c'è la staccata, ho preso una curva fatta con molta rabbia andando ben oltre la pista. E là davanti c'è Paul di Resta, che non è neanche lontano, quindi guarda, The King c'ha la possibilità di guadagnare il 12° posto. Curva presa abbastanza bene, anche se la poteva prendere leggermente meglio. Qui da avvertimento taglio curvo, purtroppo dopo un po' avverrà qualcosa che stravolgerà un po' la gara di King. Qui un settore guadagna un decimo e uno più o meno, ho sbagliato io vabbè. Perché io a Melbourne non c'ho il giro, perché lui non c'ha quasi mai girato a Melbourne, quindi fa piuttosto fatica. Adesso qua ci troviamo che si è avvicinato ancora di Resta al pilota inglese della Force India, che ha avuto una cattiva stagione 2013 reale. Qua si può comunque vedere Patrick De King che guadagna altri 6 decimi sul pilota. C'è la rincorsa. Cioè adesso torniamo normali così. Scusate se la mia telecronaca non è un granché, ma non ho mai fatto un video di questo tipo, quindi devo cercare di, come si dice, di prendersi un po' la mano. Vabbè, pian piano migliora. Adesso qua ci vengono guadagnati altri 5 decimi da Patrick De King, quindi di Resta perde altro terreno. È chiaro, la Red Bull, anche se devo dirlo malincuore, difficoltà per Patrick che si ritrova una merda, capita un altro avvertimento tra le curva, purtroppo c'è un po' dove cadere il fattaccio, penso che manderà proprio in rimonta il pilota inglese. Intanto Alio Psycho Gamer firma il giro più veloce a 1 secondo e 2, con 1 secondo e 2 migliore rispetto a Patrick King. Qua dall'altro vertiente per taglio curva, perché io veramente, cioè Melbourne, sono in difficoltà. Intanto qua c'è il sorpasso su Paul di Resta e cerca di attaccare Esteban Gutierrez, il pilota messicano scandaloso della Sauber, che è comunque riuscito a ottenere un 7° posto, ma basta, perché c'è comunque qua ha avuto un po' strafare il pilota italiano di Ferrara. Riesce comunque a non perdere troppo terreno. Tra un po' dovrebbe accadere il fantaccio. Penalità, purtroppo. Quindi qua la gara di Patrick è tutta in corso. Adesso qua Patrick prende la scia a Gutierrez. Si inventa un sorpassone e viene colpito però dal pilota messicano. Comunque è 11° alle spalle della zona punti, cioè sì, manca uno per arrivare in zona punti, e in 3 giri non è roba da poco guadagnare 11 posizioni, da quanto sono killer quelli online, perché secondo me in sto gioco veramente sono dei killer, cioè scusate se i miei stanno urlando, ma cacchio, cioè quando sono loro a telefonare non bisogna dire niente, quando invece sono io che faccio i video. Adesso qua il suo game abbassa a 1.27, mentre Patrick De King è preso con una rimonta su Romain Grosjean, scusate, il pilota francese della Lotus. Veramente giri di fuoco questi, dove il pilota non ha mai cercato di arrendersi. Dovrebbe accadere un altro fattaccio che rovina, cioè
che rende ancora più difficile la gara. Se non sbaglio dovrebbe essere messo una maledetta curva, infatti penalità per due, altro taglio curva, che poi in realtà questo non c'era secondo me, perché avevo toccato il cordo. Già aveva toccato il cordo per la track, comunque non si vuole arrendere e riesce a riprendere anche Grosjean. E niente, aspettiamo, tra un po' dovrebbe sorpassare. Qui c'è proprio, si vede quanto Patrick sia aggressivo, incazzato per la penalità che ha preso. Usa il DRS per aumentare la velocità quando hai la ha tentato in accelerazione sul passone, sul passo diciamo, e ce l'ha fatta. Davanti c'è anche Nico Hülkenberg in tedesco, che ha un secondo e tre da track, e quindi appunto sta cercando di distanziare, ma probabilmente sa anche lui che ha una Sauber contro una Red Bull. Adesso io dico, adesso inizio a dare un po', adesso ritorniamo nei panni normali. In sto gioco la Red Bull l'hanno fatta forte, cioè praticamente anche contro la trazione completa, contro il controllo trazione medio, cioè consuma molto meno le gomme degli avversari. E poi non mi fa intervenire. Attenzione, padre De King tenta l'attacco su Hülkenberg. Si fa pericoloso. In staccata guadagna la nona posizione. Patata De King incazzato. Adesso se lo ripeto tante volte, proprio non sono capace di fare il tecnologista, scusate. E niente, davanti c'è Kimi Raikkonen, o Raikkonen, come volete chiamarlo. Guida proprio sporco, mentre dovete prendere esempio da me, che io sì, io sono un pilota pulito. Io sono l'esempio della pulizia. Adesso Dante c'è Kimi Raikkonen che si trova alle prese anche con una Mercedes, e la Mercedes a sua volta si trova alle prese con una McLaren. Però Patrick De King, nonostante abbia 20 secondi di penalità, non si vuole arrendere, vuole provare ad arrivare lo stesso in zona punti. Intanto ci sono le prime fermate ai box. Non capisco sinceramente da telecronista come Patrick De King abbia fatto ad ottenere il DRS. Tanto si vede sempre che Alex Psycho Gamer sta dominando questa gara. Infatti sarà più di 13 secondi da pilota italiano. Cioè, anche Alex Psycho Gamer è italiano, solo che diciamo che lui è la prima guida. Adesso qua sta cercando proprio la rimonta. Si può vedere dei movimenti del volante e da come muove la testa. Il mio cazzo! Lì che sta sclerando col team radio, solo che qua non lo vediamo. Rimane comunque a 4 secondi da Sergio Perez, pilota messicano. Qui proprio incazzato con la track, proprio. Non so quante volte ho detto incazzato e quante volte ho detto con la track. Vabbè che. Adesso qua la curva è stata un po' difficile, infatti è arrivato un po' lungo e anche perso un po' di terreno su Perez. Infatti nel primo settore Patrick aveva 4 secondi e 1 di stacco, adesso c'è 4 secondi e 7. E comunque sì, sembra che per ora la strategia delle gomme dure stia funzionando. Adesso non voglio tirare una buffata al pilota della Red Bull, cioè sembra un po' strano non voltiamo una bufata, perché in effetti la gara è già finita, però vabbè. Mi sto proprio mettendo nei panni di telecronista e a quanto pare sono una merda io come telecronista, cioè, adesso voglio proprio essere onesto, cioè, proprio faccio cagare, cioè. Diciamo che se c'è qualcuno che mi vuole provare a sentire, dopo appena un giro cambia subito idea. Qua c'è proprio Patrick De King, ora risalito in seconda posizione e riesce a guadagnare un secondo e tre su Alex Psycho Gamer, che probabilmente sta iniziando ad accusare problemi, cioè alle gomme morbide, perché lui bene si è riuscito a stare 7 giri in pista con le gomme morbide. Merita un applauso. Adesso vediamo se Patrick De King riesce a guadagnare altro terreno su Alex Psycho Gamer. Ebbene sì, guadagna altri 4 decimi. Ebbene, possibile, e tra un po' dovrebbe esserci appunto la sosta.
ottima più o meno ottima discreta staccata del pilota appunto della Red Bull, e comunque sembra non accusare forti problemi alle gomme. Adesso qua, come potete vedere dalla mia mappetta di sotto, c'è al Psychogamer fermo in box a cambiare le coperture, e quindi adesso ci alterna la testa della gara con Patatrack in testa, seguito da Alex Psychogamer, seguito da Fernando Alonso e da Alex Psychogamer. Ebbene sì, quindi Patatrack è in testa dopo essere partito 22esimo, sta conducendo la gara. Una cosa che è riuscita solo a lui e a Marcus Winkler, pilota nel 2007 della Spyker, che aveva pagato per correre il Gran Premio d'Europa. E come potete immaginare, la Spyker faceva proprio cagare così. E lui di 13 giri di gara che ha fatto in tutta la sua carriera in Formula 1 ne ha passati circa 5 in testa. Adesso torniamo alle gare odierne con la Patrack che guadagna 5 secondi su Alonso e 3 su Alex Psychogamer, che comunque sembra determinato a recuperare la posizione sul pilota della Ferrari per cercare di fare il doppietto. Adesso Patrack perde un po' di terreno su Fernando, infatti adesso è passato da 5 secondi a 4-9. Scusate, ho sbadigliato, perché adesso qua, come potete vedere, infatti dopo circa 8 giri alcune gomme sono ancora arancioni, mentre adesso parlo proprio da giocatore. Se tutte le altre macchine, per esempio anche solo la Sauber al quinto giro, cioè io adesso dico la carriera, ha già le gomme rosse, questa al nono giro c'è ancora le gomme tutte arancioni, così questo si vede proprio con bug. Mentre adesso appunto vediamo Fernando che ha guadagnato 2 secondi sul pilota della Red Bull. Adesso infatti è in forte difficoltà con le gomme, però non si arrende il pilota, vuole continuare a correre per riuscire ad arrivare in zona punti per la sua scuderia simpatica. Infatti la Red Bull c'è proprio una grandissima novità. Adesso non fraintendetemi, non sono tifoso Red Bull, però devo fare i complimenti appunto al coso, perché Adrian Newey da quando è andato a Red Bull è riuscito a tirare su una scuderia che all'inizio, cioè, perché se ci guardate dal 2006 al 2008 ha fatto cagare, invece fatalità dal 2000 dal 2000 circa 2007-2008 la Toro Rosso andava forte, proprio perché la Toro Rosso ci aveva i soldi. Adesso qua si può vedere come il pilota non si stia arrendendo. Patatrack infatti riesce a, cioè nelle staccate riesce a guadagnare qualche metro sul pilota, ma perde in accelerazione perché appunto si è deciso di puntare non sulla velocità massima ma e qua Fernando tenta l'attacco sul rettilineo, ma Patatrack risponde in staccata riuscendo a difendersi. Poco fa, come avete visto, da avvertimento taglio curva, che cioè o prima prendo la penalità e poi mi dà l'avvertimento del taglio curva, cioè che cosa è sta roba? Io sono scandalizzato. Adesso scusate se c'è rumore o cosa devo fare, se avete in casa non è che ci sono solo io. Proprio il pilota della Red Bull Racing Renault che deve fermarsi ai box, e riesce comunque a guadagnare qualche metro su Fernando Alonso, guadagnando 8 decimi. No, su Alex Psychogamer che ha guadagnato la seconda posizione. Scusate, ma adesso sono distratto un po', cioè non è che sono distratto, adesso mi sta un po' animando, perché dico già non riesco ad avere molta attenzione di mio, se poi sbaglio. Adesso qua purtroppo sbaglia ancora la curva e riesce a fare un drapone per... Purtroppo perde la track a causa delle gomme, perde la posizione su Ale e su Alonso e su Fernando. Comunque, come potete vedere, cioè la gomma anteriore destra è ancora arancione, così chiaro, cioè questo si vede che proprio a Red Bull hanno fatto la macchina buggata. Qua si vede appunto la difficoltà in accelerazione perché le gomme dietro non ci sono più. Niente,
Patrick si ferma ai box, monterà come Morbidi, che potrebbe anche avvantaggiarlo, perché tutti gli altri montano come due un po' consumate. Però Patrick purtroppo perderà un po' di posizioni, infatti passa dalla terza posizione alla decima. E in fondo al Tino, se non sbaglio, dovrebbe esserci Daniel Ricciardo, pilota della Toro Rosso. Comunque, pilota della Red Bull, no, ancora non si arrende, infatti monta subito la miscela elevata per andare a prendere il pilota francese della Renault, Romain Grosjean. Quindi una rimonta che ricomincia da capo. Purtroppo tra un po' dovrebbe cadere un fatto veramente che stravolge del tutto la gara, la stravolta che rende vane tutte le possibilità di Patrick di arrivare in zona punti, che tra poco potrete. Grosjean è a 5 secondi, no, a 5 secondi di vantaggio. Qua da avvertimento a taglio curva, io veramente lì il pilota sta proprio tirando. Mi ero incazzato perché capita che prende la penalità e poi gli dà avvertimento, cioè non è una cosa molto logica. Comunque vedete che il vantaggio di avere le gomme morbide nuove si fa sentire, infatti Patrick guadagna subito 9 decimi in un settore e riesce addirittura a vedere il pilota della Red e della Lotus, non sto dicendo della Renault. E Alex Ecogamer filma anche il giro veloce con le gomme dure, cioè riesce a migliorare addirittura il tempo che aveva fatto rispetto alle gomme morbide, cioè tanto di lode, perché secondo me Alex Ecogamer è veramente un pilota forte. Qua ci troviamo a 3 secondi da Grosjean, credo che se non sbaglio addirittura ho guadagnato altri 7 decimi. Infatti in fondo io riesco a vedere, e anche il pilota riesce a vedere, il pilota francese che è alle prese con le due Lotus sono alle prese. Qua c'è il sorpasso all'esterno, infatti proverà anche su Kimi Raikkonen, che ha dei problemi alla lettone anteriore. Infatti ecco di chi erano i pezzi di carbonio che erano sulla pista. Adesso ci sono appunto dei problemi per Kimi Raikkonen, e Patrick comunque riesce a guadagnare l'ottava posizione. E qua continua ad avvertimento. Speriamo presto che mi arrivi il volante, così che non riesco a trovare il modo di prendere il volante, perché correre così è piuttosto improponibile col joystick. Cioè vedete, nonostante avevo fatto il tempone per la gara con Sutil, che era solo quello di 59.4, che poi non è un gran tempone, però col joystick è male. Tanto comunque si rivede altro giro veloce di Alex Ecogamer, che abbassa ancora il tempo limite, ragazzi. Non più tanto di cappello. E là in fondo c'è Nico Rosberg che sta cercando di distanziare il pilota. In fondo è 3 secondi e 9, sta guadagnando veramente tanto, e ha guadagnato comunque anche 5 secondi su Grosjean in un giro. Mancano due giri alla fine, e tre giri alla fine, e tra un po' al prossimo giro, se non sbaglio, cadrà il fattaccio di quello che ha fatto, prende pane tutte le possibilità di Patrick di arrivare a punti. Nonostante comunque crede lui e credo io, vabbè, perché vabbè ragazzi, cioè se non ci arrivate al fatto che sono io il telecronista, cioè Mr. Patrick, cioè, credo anche io comunque di aver corso una discreta gara, perché cioè ho rimontato sempre in tutti i casi, non mi capita il fattaccio, e comunque torno da telecronista, guadagna altri 1 secondo e 3 su Nico Rosberg, detto anche Rosberg Nico. E a 2 secondi e 5 si trova a che fare anche con un'altra macchina più lenta lì davanti, che comunque si sta lottando, ed è la McLaren di Jenson Button, se non sbaglio. Credo, perché non sono sicuro, perché Button non l'aveva mai, se non sbaglio non l'ho mai visto, né io né lui appunto, tutta la gara. Adesso siamo a 1 secondo e 7
qua in staccata riesce a guadagnare il pilota della Mercedes e tenterà l'attacco all'esterno e qua purtroppo capita il fattaccio. Nico Rosberg e Patrick De King, che brutto incidente, stai bene? Succede, distrugge la macchina quello stronzo. Mentre qua c'è Ale Psicogamer che continua ancora incontrastato a dominare la gara. C'è, si vede anche nello stesso tempo dietro Fernando che cerca anche lui in tutti i modi di riuscire ad arrivare a, cioè riuscire a tenere la sua seconda posizione senza rischiare. E come potete vedere però comunque la strategia di Patrick poteva funzionare, perché aveva ripreso, poteva lottarsi anche per il quinto posto e riuscire ad arrivare. Cioè, oh scusate, veramente, cioè quando faccio i video, cioè prima non si sentiva niente, cioè proprio silenzio di tomba, adesso che inizio a fare i video si sente di tutto e di più, cioè veramente, boh. Però comunque è fatto apposta. Niente, qua c'è Ale che si appresta a terminare l'ultimo giro andando a vincere. E niente, pure a parlare Patrick purtroppo già incazzato di suo per la gara che sta, che doveva correre, cioè proprio tutta in rimonta, gli capita anche l'incidente dopo che la rimonta sta andando anche abbastanza bene, proprio nero, e infatti Patrick pensa già al Gran Premio della Malesia, perché sa bene che ormai questo Gran Premio è andato. E Ale si appresta ad affrontare il secondo settore, mentre a quanto pare Fernando sta affrontando il curvone poco prima. Adesso c'è il pilota, vabbè, cioè io che mando un messaggio, cioè non era mezzanotte, erano le 11, perché non riesco a settare bene. Qua si vede Ale che va a festeggiare per la vittoria ottenuta. Ma no, allora sono io la prima guida. Ricorda che ci sto guardando, non ci avevo fatto caso neanche io prima. Lui ha la macchina numero 2. E qua finisce la gara, faccio ancora i complimenti ad Ale Psicogamer per la gara che ha fatto. Infatti è andato bene. E qua gli mando un messaggio per dire solo capire. Mi spiace, gara finita, parcheggia e spegni il motore. Rosberg mi ha colpa. Niente ragazzi, con questo la gara della cooperativa finisce qui. Patrick proprio disperato, proprio incazzato così. Cioè comunque dentro non ci sta neanche a pensare al Gran Premio che è com'è andata. Intanto l'ingegnere manda a togliere dal cazzo il telecameraman. E niente, oh ragazzi, qua finisce il video. Spero che la mia gara, nonostante tutto, vi sia piaciuta. Se è così, cliccate mi piace. E ci vediamo un prossimo video. Adios.